Allora, mi sto preparando perché devo andare a scuola dei bimbi per preparare la vesca di Natale, perché praticamente dopo la recita di solito facciamo una vesca di Natale e quindi niente, quindi vado a dare una mano. Mi è arrivato un bimbo, guardate quanto è carino, c'ha anche il grembiulino, guarda. Aspetta. E il grembiulino! E poi lo vedi che c'è dietro. Allora vedi qui che c'è scritto da piccoli. Da piccoli c'è scritto? C'è scritto da piccoli. C'è scritto. E lo vedi qua è batteria. Batteria. Importante. Mi devo pure sbrigare perché è tardi. Allora, ho preso questa palettina qui che è quella di Kiko. Quella di Kiko, la Lounge Warm Tone, quella con i colori naturali, diciamo. Farò un trucco tranquillo, cioè tranquillo, relativamente tranquillo. E appunto vi dicevo, vado alla scuola dei bimbi perché c'è questa pesca da fare dopo la recita. E praticamente do una mano nel prepararla. Purtroppo non posso portare giocattoli perché non ne ho più, perché negli anni passati comunque con Aurora li abbiamo sempre portati. Ora rifarò un giro per vedere se magari mi è sfuggito qualcosa, ma non credo che riuscirò a portare qualcosa quest'anno. Vabbè, pazienza. Si fa quel che si può. Intanto, questo trucco che doveva essere un trucco tranquillo è già diventato un trucco abbastanza forte per me. Niente, oggi è una bella giornata, c'è il sole. Peccato che, insomma, non è iniziata nel migliore dei modi e soprattutto non si concluderà nel migliore dei modi perché oggi Samuele deve andare ad un funerale e stamattina, prima che andasse via, abbiamo già litigato, quindi figuratevi. Figuratevi. Voi pensate che noi che facciamo video, perché non mi metto nella categoria YouTuber per carità, però noi che facciamo video pensate che non litighiamo mai? Che siamo tutti perfetti di qua e di là. Non è vero niente. Litighiamo e come? Litighiamo e come? Purtroppo litighiamo per delle cose per cui una coppia non dovrebbe litigare. Però ci sono delle cose sotto che a me fanno imbestialire e quindi delle motivazioni che a me fanno imbestialire e quindi purtroppo si litiga. Infatti stamattina, forse questo è lui, stamattina abbiamo litigato di brutto, è uscito sbattendo la porta, quindi vuol dire che era particolarmente arrabbiato, però ho già chiesto scusa, non... Già chiesto scusa, non è... sono già corsa ai ripari, ecco. Ok, allora qui il trucco l'abbiamo praticamente finito. Metto, vedete? Non so quanto vediate voi, però insomma, questo è, metto il kajal dentro l'occhio, kajal dentro l'occhio, mascara, poi faccio la base e poi vado con i bimbi fuori che arriva al pulmino. Eccomi qua, sono pronta. Questo è il look che ho messo oggi. E niente, i capelli li ho tirati su perché non li voglio lavare per ora, li voglio lavare domani. E niente, ora porto i bimbi al pulmino. Ragazzi, è freddo! Freddo! Allora, vi poggio
Vi poggio qui così almeno state fermi lì e non vi muovete. Allora, sono tornata a casa. Come potete vedere dal mio collo alto e dal mio maglione fa freddo. E sono tornata a casa. Adesso preparo il pranzo perché all'1:30 Samuele deve andare via. E quindi preparo il pranzo e farò un sugo tranquillo al pomodoro, semplice. E, con la pasta perché il riso non facciamo in tempo. Ho preso la pizza perché è d'obbligo prendere la pizza, se no mio figlio mi dice che non gli compro mai la pizza e gli ha comprato sempre la nonna, quindi a questo punto ho comprato la pizza con le mamme tutto a posto e niente. Questa è la giornata e i discorsi e tutto quello che fa praticamente una mamma che non lavora e che si occupa dei figli, della scuola, di organizzare le cose magari per le recite, per tutto il resto. Ecco, io faccio parte praticamente di quella cerchia di mamme lì. Quelle mamme che non lavorano, purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista. Io penso che sia un 50 e 50, nel senso che se io perlomeno personalmente, se riuscissi a fare il mio di lavoro, sarei contentissima. Se non riesco a fare il mio lavoro, sarei contentissima lo stesso, perché comunque io è da quando ero piccola, piccola nel senso rispetto adesso, almeno 10 anni fa già volevo diventare mamma. Quindi voi capite che se io potessi farei la mamma a tempo pieno, però purtroppo un po' le questioni economiche, un po' la società ti impone comunque di dover lavorare, se no sembra che non fai assolutamente un cavolo dalla mattina alla sera. Invece no, perché una mamma si alza, prepara la colazione, prepara gli zaini della scuola, fa in modo che i grembiuli siano sempre puliti, stirati, a posto, i vestiti, le tute, e poi chi ha un figlio che va da una parte il pomeriggio, un altro che va un altro pomeriggio, insomma, c'è un'organizzazione dietro di quelle veramente esemplari, cioè voi. Spesso mi vedete che io mi riposo dopo pranzo, però dopo pranzo non è che mi riposo dopo pranzo, nel senso dopo pranzo io oltre a riposarmi faccio quello che non riesco a fare gli altri giorni o comunque comincio già a pensare a quello che devo fare e a preparare per il pomeriggio o per la sera, per la cena. Scongelo le cose per cena, insomma, faccio tutte quelle cose che in realtà vanno fatte. Quindi, se mi vedete, magari ecco tipo ieri che vi ho detto, mi metto sul divano a guardare uomini e donne. Sì, però quell'oretta e mezza sul divano a guardare uomini e donne è l'unica cosa che io posso fare per me. Cioè, io ho comprato il libro di Harry Potter, sono ancora al secondo capitolo, è un mese che ce l'ho quel libro e non riesco a continuare a leggerlo perché arrivo la sera che sono morta e il pomeriggio che ho da fare 300 cose, non posso vedere quello che voglio io in televisione perché ovviamente chi ha dei figli sa che i canali che si vedono maggiormente sono quelli dei cartoni animati, cioè a casa mia adesso abbiamo scoperto fortunatamente. Abbiamo scoperto Pop dove fanno i Power Ranger, le tartarughe ninja e altre cose, comunque già più da grandicelli, perché se no io prima guardavo Rai Yo-Yo, guardavo Cartoonito, insomma guardavo quei cartoni animati, c'è cioè Peppa Pig. Quindi voglio dire, non è che una mamma abbia così tanta voglia di vedere Peppa Pig tutto il sacrosanto giorno, a volte mi metto con loro. Mi metto magari a disegnare, mi metto a guardare un cartone della Disney, gli faccio vedere i cartoni della Disney, però una volta che gliene hai fatto vedere uno, non gliene puoi far vedere 300, capito? Quindi quell'oretta che mi vedete, che vi dico, guardo uomini e donne, è l'unica oretta che ho mia personale. Non so neanche come ho fatto e ancora la devo finire.
a scrivere la tesi per la scuola di specializzazione, non so neanche come ho fatto perché è una cosa, cioè non ho veramente il tempo. Sta settimana poi non ne parliamo proprio perché ve ne renderete conto da soli vedendo questi vlog che questa è una settimana per me devastante. Io gliel'ho detto ieri alle mamme di danza di mia figlia, gli ho detto venerdì finita la recita, lasciamo i figli con i papà. E andiamo a fare un aperitivo perché ce lo meritiamo tutto, perché se riusciamo venerdì a pranzo ad essere ancora sane di mente è tanto. Quindi questa non è una polemica, nel senso, chi vede magari una mamma, una casalinga, anche che non è mamma, comunque una casalinga, una donna che non lavora, ecco, mettiamo così, una donna che non lavora. Sappiate che le donne che non lavorano comunque non è che stanno sul divano, che non fanno nulla, anzi, si occupano della casa, si occupano della spesa, si occupano dei figli chi ce l'ha, si occupano dei mariti, perché parliamone, alcuni mariti non riescono neanche a trovare i calzini nel cassetto. Quindi, per favore, cioè, date uno stipendio a noi povere disgraziate che facciamo tutte queste cose e che non lavoriamo come tutte le altre mamme esistenti nel mondo. Ok? Detto questo, io preparo il pranzo perché se no so già 6 minuti che sto parlando, quindi preparo il pranzo perché se no Samuele mi lincia. E ci vediamo dopo, così ci vediamo a pranzo. Che vuoi? Che Guarda, volete? Che volete? Che volete? mi sei rompiscatole. Abbiamo fatto pace comunque. Ha litigato da sola, eh. Come al solito, litigo da sola. No, ma guardate che bel maglione. Cioè, aspettate, ve lo faccio vedere Outfit, eh? meglio. Cioè, questo è il maglione, quello di Piazza Italia che vi ho fatto vedere nella hall. E, ecco come sta. Metti giù le braccia un secondo. Questa è la lunghezza praticamente. Questa è la lunghezza del maglione. È bellissimo. Poi sotto c'è, vabbè, c'è i jeans e poi le scarpe, quelle che ha comprato ultimamente. Sì, è praticamente l'outfit del nipote di 20 anni. Magari Ho un 50 marito anni. di 20 anni! Ho un Piacerebbe. marito ventenne! Scola la pasta, marito di 20 anni! Qui ci sono i regali di Natale. Bimbi, per altri regali per i miei, eccetera. Questi sono tutti i regali di Natale. Li ho dovuti impacchettare tutti, parlo pure piano perché Ale di là dorme, se no mi sgama. Però ecco, questi sono i regali di Natale di quest'anno. Mai fatto tanti regali così. Mai. Ora bisogna nascondere tutto. Tutto. Ecco qua. Praticamente è tutto imboscato qui dentro, dentro l'armadio. Speriamo che non. Sì, non fate caso al casino, ma qui è una cosa indecente. Però è tutto messo qui dentro. Adesso chiudiamo. E tutti zitti, mi raccomando, silenzio. Dopo pranzo ci sta benissimo una bella tisanina. Guardate quanto è bella la mia tazza di Natale. È super gigante, guardate. È quanto la mia mano. È super gigante. L'ho presa all'Eurospin. Erano una coppia di tazze. C'erano anche rosse con scritto Merry Christmas, con i pinguini, insomma con il pupazzo di neve, c'erano diverse cose. E qui ho la mia tisana della Pompadour, questa qui l'ho presa nel pacco di Degusta Box. È a garofano e cannella con aroma di pan pepato, è prettamente natalizio. Allora, io già non sopporto l'odore della cannella, non mi piace proprio. Quindi ho detto sicuramente farò fatica, invece è molto molto buono e soprattutto dà proprio un senso di Natale, cioè si sente proprio che è una tipica tisana di Natale, ecco, del periodo natalizio.
Infatti la sto bevendo e mi piace tantissimo. E adesso appunto il mio bollitore si è spento, aspetto un secondino, poi metto in infusione la tisana e poi ci metterò un bel cucchiaino di miele. Questo qui è produzione d'agricoltura biologica delle mie parti perché è in provincia di Viterbo. E niente, e adesso mi rilasso. Ecco il mio relax. Ah, siamo di ritorno. Cercare di capire. Ah, me stai a fare proprio un primo piano, Siamo di ritorno dalla palestra. Oggi la palestra dei bimbi, eh. eravamo tutti a danza con Aurora oggi e stiamo mangiando le cisper, come le chiama Aurora. Questa è pubblicità però, eh. Ha voluto. No, ma la cosa bella è che ha voluto le chipster queste, cioè proprio le chipster originali e non quelle della Coop, 70 centesimi. che cambia dei 70 centesimi e sono le stesse. Però lei ha voluto le Anche lo stesso chipster, sapore. gli piacciono le chipster e quindi mangiamo anzi le chipster. Le chipster The original. di Original con la birrozza come aperitivo. Eurospin. Eurospin, sì. E niente, e anche giovedì è arrivato. No, giovedì, oggi è martedì. E anche martedì è arrivato a conclusione. Mi è caduta la patatina. Evviva! Buon appetito tu! Sì, ora le raccogliamo. Dov'è? È laggiù, una patatina solitaria. Ora la raccolgo. Ma mangia Spank, chiama Spank. Spanky, eccola alla ricerca della patatina. Giù. Tieni. Laggiù, laggiù c'è una patatina, laggiù. Spank, laggiù c'è una patatina, laggiù. Non L'ho trovata. capisce, non capisce. Oh, lì, guarda, lì. Ah, l'ha trovata e l'ha spazzolata. Bravo, Mi tocca dargli un'altra però, fargliela mangiare. Vabbè. Dai, ora facciamo l'aperitivo con le chipster, la birra e dopo abbiamo la zuppa di lenticchie. Stiamo cenando Ha detto, ho vinto con la io. nostra suppetta di lenticchie, che lo so che vista così fa un po' schifo, ma è buona. Cosa abbiamo detto fino Ci ha adesso? messo il pepe. Abbiamo deciso come sarà il suo canale, nel senso, abbiamo deciso che il suo canale Dov'hai tu? sarà un canale Vieni, dove già, lui seduto te. praticamente farà video a petto nudo. Che ne pensate? Farà video a petto nudo, un canale con dei video a petto Prova. nudo, un canale in cui lui parlerà Ah, a mangia petto da solo, che nudo. non brucia più. Quindi No, chi l'ha detto? Non è che sono abbiamo deciso insieme, dai, non fare il deficiente come al solito Ma io sono un tu. timido, a petto nudo, solo su Instagram ci sto a petto nudo, poi dipende Andate dove. su Instagram, No, non vi gli ho detto lascio filo. qui il profilo, ve lo lascio qui. Andate a vedere il suo Instagram, poi ditemi se lui è quello Io timido. ce l'ho due di Instagram. Io gli do quello però dove stai a petto No, nudo. Eh sì, caro, vietato, quello vi è solo dato un figli di culo. cavolo. Andate a vedere le sue foto su quel profilo, poi ditemi se lui è timido. Timidone, guarda, già sul rosso, che è. Ma va, va. Vabbè, comunque abbiamo deciso questo, che lui farà il suo Non brucia canale a più. petto nudo. Quindi prendetevi questa bella notizia, questo scoop in esclusiva. Letizia sarà molto contenta, quindi buona cena, buonanotte a tutti. Ci vediamo domani con un nuovo vlogmas. Noi adesso ceniamo perché ho fame. Io sto mangiando, buon appetito. A posto, adesso mangio anche io. Ciao, 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 ciao. Ciao, buonanotte.